Vai. Siamo con Giulio Zeppieri, protagonista di una bella vittoria al primo turno contro Gianluca Magre. Innanzitutto grazie Giulio. Parliamo del match. Nel primo set hai avuto un piccolo passaggio a vuoto sul 5 pari che però ti è costato il set. Poi sei stato molto bravo a rimetterti in sesto. Sì, sì. Giallo ha giocato un ottimo primo set, secondo me. Io magari un pochino sottotono, ho cercato di alzare il mio livello piano piano durante il match e ci sono riuscito fortunatamente e sono stato anche bravo. La cosa più impressionante a mio parere da un punto di vista di crescita è la parte mentale, gestito molto bene le pause e anche proprio la gestione mentale del match. Stai lavorando da questo punto di vista? Sì, stiamo lavorando tanto tutti insieme, io e il mio team, stiamo cercando di fare insomma buon lavoro, più che risultato stiamo venendo insomma a migliorarci ogni giorno e ci stiamo riuscendo, quindi sono contento di questo. E quanto hanno influito le ultime ottime prestazioni a Roma e a Roland Garros da questo punto di vista? Sì, sicuramente molto a livello di fiducia, però come ho detto il lavoro è ancora lungo, stiamo cercando di lavorare bene tutti i giorni e le partite così mi aiutano per crescere. Qui al President si può dire che ha iniziato la tua carriera vincente da professionista. Se ricordi 3 anni fa con Paolo Lorenzi hai vinto forse il primo match veramente importante della tua carriera. Che ricordi hai e in che modo secondo te si è svolta un'evoluzione da allora? Sicuramente mi ricordo che era sera quel match e ero contentissimo. È stata una settimana pazzesca per me perché era uno dei miei primi challenger che giocavo. Arrivare fino in semifinale comunque per me è stata veramente una grande esperienza. Sicuramente sono maturato tanto, sto ancora lavorando molto e cercando di trovare il mio miglior livello. Grazie Luca. Grazie a voi.